amici, ciao amiche, this is Jaya, the Indian girl, welcome back to my YouTube channel. Qui sotto c'è anche Cookie, ma dorme, quindi non lo vedete. Quello che però vedete è alla mia destra e alla mia sinistra il paradiso. Finalmente è arrivato l'ordine online di Zara che stavo aspettando praticamente da 10 giorni. 10 giorni che sono stati lunghissimi, un'eternità. Credo che in questo periodo prenatalizio le consegne online siano tutte in ritardo, quindi ho dovuto veramente aspettare un sacco per questo pacco. Ma nell'attesa, ovviamente, da questa parte ci sono tutti i danni che ho fatto lo scorso weekend. Vogliamo iniziare questo super video di Zara? Let's go! Allora, nel frattempo Cookie si è spostato e credo che potete vedere la sua capoccia qui. Allora, io direi di iniziare con il mio shopping online perché sinceramente lo sto aspettando da 10 giorni e non vedevo l'ora di averlo a casa, quindi devo scartarlo assolutamente. Oggi praticamente faccio anche un piccolo unboxing video, ovvero apro con voi proprio la scatola di Zara che è appena arrivata, se non mi taglio una mano. Cookie curioso, lo vedo qui, lo vedo. Allora, Snow Food. È una scatola gigante perché, come potete immaginare e come vi ho detto nella diretta Instagram, ho fatto un sacco di shopping. A proposito delle dirette Instagram, devo veramente ringraziarvi perché siete sempre carinissimi. Ho deciso di fare più dirette live su Instagram perché sono rimasta veramente colpita da queste prime due volte, perché in qualche modo credo che, come tutti i social network, ma ovviamente essendo una live chat è molto più diretta, molto più spontanea, in qualche modo ci metta veramente in contatto nonostante i chilometri di distanza che ci sono. Io vi ho sentito veramente vicini queste due volte, quindi stay tuned sul mio canale Instagram perché ho intenzione di fare molte più dirette. Ma adesso è ora di aprire questo super mega pacco di Natale in anticipo. Ta-da! Oh my god! Vi ho già parlato di come adoro i pacchi di Zara perché diciamo che arrivano confezionati in maniera molto molto carina. Allora, iniziamo. Questo maglioncino, guardate che bello, finalmente è arrivato, perché come il maglioncino top di Zara di quest'anno, ovvero quello con le perle, che è andato sold out in pochissimo tempo, anche questo era veramente difficile da trovare sia online che, figuriamoci, nei negozi. Come potete vedere è un maglioncino grigio, leggermente corto, è un po' crop top, leggermente oversize, quindi due volte leggermente, ma eccessivamente riempito di luccicanti paillettes. Non so esattamente che mania ho ultimamente con tutte queste cose sbrilluccicose. In realtà è una malattia che ho sempre avuto, ma ultimamente, diciamo, è tornata in modo abbastanza prepotente. Tutto è iniziato con questo super vestito di Zara, super sbrilluccicoso e paillettoso, che avete già visto sia su Instagram che nell'ultimo video, ovvero il Get Ready With Me con il vlog del concerto, e che ovviamente vedrete anche dopo. Quel vestito, diciamo, ha fatto rinascere dentro di me questa passione per le paillette che avevo un po', diciamo, abbandonato, avevo un po' sopito in qualche modo. È tornata la riscossa, e questo maglioncino a me piace tantissimo. Costa 39,95 euro. Come taglia ho preso una S perché comunque è leggermente oversize, e di solito con i maglioncini XS o S vanno benissimo. Mi piace un sacco, secondo me questo abbinamento maglione knitwear e sbrilluccico pagliettoso è molto molto carino. Un po' come la mania delle perle applicate che ormai abbiamo da due stagioni, questo secondo me diventerà il mio pullover preferito. Ma andiamo avanti perché devo farvi vedere un altro super maglioncino, perché questa knitwear collection di quest'inverno mi ha fatto letteralmente impazzire. Allora, se prima ho optato per un crop top,
Questa volta è un maglioncino lunghissimo che mi farà ovviamente da vestitino. Anche qui abbiamo delle applicazioni, questa volta però diciamo sono più varie, più fantasiose. Abbiamo dei fiorellini, delle perline e ovviamente anche delle paillette molto grandi. Anche questo maglioncino fa parte della nuova collezione e è un po' particolare perché appunto con queste applicazioni diciamo che è un po' fuori dal comune rispetto diciamo ai maglioncini più classici. Però mi hanno veramente colpito tutte queste applicazioni, tutti questi colori. E come dicevo prima, mi piace un sacco il contrasto tra un capo knit e tutte queste applicazioni plasticose, pagliettose, perlinose e chi più ne ha più ne metta. Comunque, come dicevo, è un po' oversize e è lunghissimo, infatti l'ho preso diciamo pensandolo come vestito. Questo maglioncino, a differenza di tutti quelli che sto comprando ultimamente, che sono o a girocollo come quello lì paiettoso oppure a collo alto come questo, ha uno scollo a V abbastanza profondo, assolutamente non volgare, ovviamente va portato magari con qualcosa sotto, magari con una bralette oppure con una canotta in pizzo oppure anche una camicia. Io lo voglio portare appunto come vestito, quindi se vi serve uno spunto outfit io lo metterei semplicemente con un collan o con un leggings e con uno stivaletto o con un tacco, e secondo me è molto molto carino. Per quanto riguarda la taglia, ho comprato una S, c'era solo S o M perché veste abbastanza grande e costa 45,95 €. Non vedo l'ora di farvi vedere un sacco di outfit con tutte queste cose nuove. Ma andiamo avanti con l'apertura del regalo di Natale anticipato, ovviamente autoregalo. Questo è il pezzo forte di questo shopping online. Sono letteralmente impazzita per questi stivaletti. Sono letteralmente impazzita per questi stivaletti perché ogni volta che andavo in negozio erano terminati, ogni volta online erano sold out. Avevo quasi perso ogni speranza finché non sono tornati disponibili nello shop online. Ormai li avrete visti, rivisti e stravisti perché sono stati i protagonisti praticamente di Instagram, ovvero tutte le blogger avevano questi stivaletti. Stivaletto in pelle con applicazione perle. In realtà assomigliano tantissimo a quelli che ho comprato a Roma l'anno scorso, solamente hanno questa applicazione di perle. Quindi probabilmente sono veramente ossessionata con queste perle. Però ricordiamoci che sono in pelle, quindi comunque quando Zara sforna delle scarpe in pelle, secondo me meritano veramente. Costano 79,95 €, hanno lo zip sul dietro, un po' di borchiette e ovviamente 3 strisce di perle. Sembrano giganti, anche se ho appena controllato è un 38. In realtà non so dirvi cosa abbiano poi di speciale queste scarpe. Io so solo che ero proprio ossessionata. Credo che siano un po' il must have della stagione autunno-inverno 2017-2018. Credo che siano un po' come quel maglione knitwear con le perline che ha popolato da Zara. Ovviamente credo che sappiate già a quale mi riferisco. Questi boots, un po' come quel maglioncino, sono stati super presenti su Instagram e quindi credo che abbiano fatto un po' di brainwashing a tutte le fashioniste come me. Credo che sia proprio quello il motivo. In ogni caso si possono utilizzare tantissimo, sono comunque casual ma hanno comunque quel tocco un po' chic, quindi ci sono veramente un sacco di outfit che si possono creare tranquillamente con questi scarponcini. Welcome home, new babies! Allora, questi erano tutti gli acquisti che ho fatto online, ma nell'attesa, in questi 10 giorni in cui stavo attendendo questo pacco, ovviamente ho comprato delle cose anche in negozio. Inizio dalla borsina piccola, perché non so se avete notato, ho una borsina piccola, una media e una grande. Allora, inizio con la borsina piccola. Ho comprato un altro paio di orecchini. Allora, finalmente ho trovato un paio di orecchini con gli strass lunghissimi. Stavo cercando appunto questi orecchini come punto luce, molto lunghi, molto più lunghi diciamo del normale. Costano 12,95 €. L'unica pecca è che sono consapevole che perderanno qualche pietrina, perché in negozio c'erano diversi modelli che avevano già delle pietrine mancanti. L'unica cosa che mi hanno consigliato di fare è provare a fissarli con la lacca per capelli.
Voi avete mai ascoltato questa cosa? Fatemi sapere se secondo voi può funzionare e allora poi magari mi fiderò a provare. Ovviamente sono pura bigiotteria, però sono perfetti secondo me per dare luce ad un outfit elegante. Me li immagino proprio con un total black, perché secondo me questi orecchini con gli strass così devono fare veramente un sacco di luce. Non vedo l'ora di mostrarveli. Ma prima fatemi sapere se posso utilizzare la lacca o meno. Ho quasi paura, perché non so, magari, che ne so. Che dite? Ma andiamo avanti. Prima di mostrarvi quello che ho comprato nella borsa media, vi faccio però vedere il fantastico vestito paillettoso verde di Zara che ho messo nel primo Get Ready With Me video. Siete letteralmente impazzite per questo vestito anche su Instagram, a me piace un sacco, volevo proprio farvelo vedere da vicino. Le paillette sono veramente piccole e diciamo sono disposte in maniera da creare delle immagini, dei piccoli rombi come potete vedere a contrasto. Per quanto riguarda dietro c'è un fiocco e un'apertura sulla schiena, non è molto profonda, e la cosa secondo me molto molto particolare, molto bella, sono tutte queste frills sulle maniche. Devo dirvi la verità, sono veramente contenta ed entusiasta di questo vestito. L'ho indossato per la prima volta e lo avete visto nel video Get Ready With Me. Se non l'avete visto vi lascio il link del vlog sotto questo video. Però secondo me è un vestito che utilizzerò un sacco sotto queste feste, anzi non vedo l'ora. È molto bello perché è rifinito molto bene, poi ha diciamo questi dettagli come le frills, come il fiocco in velluto blu e ovviamente come queste piccole piccole paillettes che sono veramente molto eleganti diciamo rispetto alle paillettes magari più grandi, più diciamo estroverse. Le paillettes estroverse, questa è un'altra cosa che mi sono appena inventata. Questo vestito merita veramente tantissimo ed è tornato nello shop online, quindi se vi piace mi raccomando non fatevelo scappare. Zara ha creato anche un top nella stessa fantasia senza maniche, ho messo il link sul mio profilo 21 Buttons The Indian Girl, quindi per tutte le persone che preferiscono uno spezzato ad un vestito intero paillettoso, il top può essere abbinato ad una gonna nera oppure a un pantalone nero oppure ad un jeans e può veramente essere una super alternativa, una super opzione, soprattutto per questo periodo di feste dove veramente secondo me le paillettes non devono mancare. Ma andiamo avanti con la borsina media. Questo acquisto è stata una super occasione, ve l'ho fatto vedere su Instagram e adesso tadan, ve lo faccio vedere dal vivo. Allora, è una giacchetta, un piccolo blazer color verde militare, abbellita con questi ricami dorati sul collo e sulle maniche ovviamente, e poi quattro bottoni dorati. La cosa che mi ha colpito di più di questa giacchetta è che eccezionalmente è in saldo. L'ho comprata a 29,95€ quando il prezzo pieno era 69,95 o 59,95. Mi ha colpito subito perché come sapete sono un'appassionata di giacche e giacchette, ovviamente mi ha colpito anche perché era nella sezione saldi. Mi piace tantissimo, non vedo l'ora di utilizzarla, secondo me è perfetta con un paio di jeans oppure con un paio di leggings, con un paio di jeans bianchi, portata proprio come maglia, quindi chiusa. Ovviamente si può portare anche aperta con sotto una t-shirt e ovviamente anche con una camicia, però mi piace tantissimo l'effetto proprio gendarme, l'effetto proprio militare, quindi mi piace molto chiusa. Se al momento in Italia questa giacchetta non è in saldo, non temete, perché secondo me potrebbe andare in saldo molto presto, perché per una politica aziendale Zara sceglie a livello globale quali capi devono andare in saldo prima degli altri, ovvero prima di gennaio. Quindi secondo me, con un po' di speranza, potrebbe essere che presto questa giacchetta sia in saldo anche in Italia, quindi stay tuned. Vi piace? Ve l'ho già fatta vedere indossata su Instagram, ma non vedo l'ora di farvi un outfit decente. Fatemi sapere se vi piace. È con grande gioia e un grande onore che vi mostro il mio fantastico cappotto cammello, che mi fa letteralmente impazzire.
mi fa impazzire e mi ha fatto impazzire, perché innanzitutto non trovavo mai la mia taglia, quindi ogni volta in ogni negozio, cioè ho provato anche online, non solo da Zara, non riuscivo mai a trovare la mia taglia. Inoltre questo colore è molto particolare perché ci sono diversi cammelli, ci sono diversi color cammello meglio, e non riuscivo veramente a trovare quello perfetto, diciamo, per la mia carnagione, o meglio per il mio gusto. Questo è perfetto. Lo cercavo veramente da tantissimo tempo, non solo da Zara ma anche da tanti altri brand. Non riuscivo mai a trovare quello perfetto per me, un po' per il colore, un po' per la taglia, un po' appunto per il taglio in generale. Ma finalmente eccolo qui. Allora, cercherò di essere breve e concisa. Ho preso un XS perché la S mi era leggermente grande. So che molte di voi mi hanno consigliato di comprarlo un po' morbido, magari per indossarlo con dei maglioncioni, ma in realtà non mi stava bene, quindi ho preferito prendere un XS. Ha un taglio maschile, quindi non è sfiancato, va giù dritto. Ha un taschino qui sulla parte sinistra, due bottoni e due tasche laterali con delle pants. Per quanto riguarda il colore, ovviamente è il famosissimo colore cammello e è un classico, quindi è un must have di ogni stagione invernale, comunque più che inverno, diciamo autunno e inizio primavera. Per quanto riguarda il prezzo, costa 99,95€. Non l'ho comprato al Black Friday quando c'era lo sconto del 20%, perché questo modello non era ancora arrivato. Questo fa parte della nuova collezione con appunto l'80% di lana, mentre quelli che vi avevo mostrato per il Black Friday avevano il 63% di lana, quindi questo è proprio new arrival. Per quanto riguarda la composizione, ha l'80% di lana e il resto ovviamente poliestere, però lo volevo esattamente così. Non mi piace 100% lana perché tende a pizzicare, e lo volevo, diciamo, un po' lanoso perché lo volevo un po' pesante, perché ci sono anche delle versioni ovviamente con meno lana. Mi piace tantissimo, ragazzi, è un classico, è un must have e ovviamente è un evergreen, ovvero lo potete utilizzare per sempre. Va bene per tutte le età, potete utilizzarlo sia per outfit casual che per outfit eleganti, e io sono sicura che lo vedrete tantissimo sulla sottoscritta. Finalmente sei mio! E con questo super classico ho finito il video haul di Zara Hello December. Spero che questi acquisti vi siano piaciuti, io sono super contenta perché veramente mi piacciono tutti, sono letteralmente impazzita per alcuni capi e non vedo l'ora di metterli, non vedo l'ora di provarli, non vedo l'ora di farvi delle foto per farvi vedere come vestono. Sono così innamorata del mio cappotto color cammello che, mannaggia, peccato che fa super freddo e sto meglio col piumino ultimamente. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciarmi un piccolo pollice alzato, e se non siete ancora iscritti al mio canale, non dimenticate di iscrivervi e di pigiare quel bottone rosso, perché ci sono un sacco di video in arrivo. Grazie mille a tutti e al prossimo giro di shopping. Ciao!